La decisione di non rianimare il paziente è stata presa dal professor Edoardi, assistito dal dottor Moreno e dal dottor Carelli. Tu lo sapevi? Avevi detto che tu ti eri astenuto. Ti avevo detto che mi ero rimesso al parere di Edoardi e di Moreno. Ma perché hai fatto questo? Ma perché adesso? Per il suo compleanno. Perché non è facile fare un regalo morto. E mi sembrava giusto che le persone che hanno deciso la sua fine si ricordassero di lui. Beh, certo, come no. Perché senza tutta questa roba io non mi sarei ricordato di Mattia. Perché io non ci penso mai. No, no. Perché può darsi che forse io non gli ho voluto bene veramente. È questo, no? Stiamo parlando di mio figlio. Di nostro figlio. Di tutti e due. Avresti dovuto chiedere a me, non ai tuoi colleghi, a me! C'era una possibilità su mille. Una su mille. Che forse un giorno avrebbe ritrovato un briciolo di coscienza. Bisognava tentare. 999 che sarebbe rimasto su un letto sdraiato, inerte, intubato, rinando con il catetere sotto lo sguardo di suo fratello gemello. Tutti riconvinta che l'avresti salvato. E se è così, se mi odi per questo, io posso anche capirlo. Ma se invece tu credi che avevo bisogno di tutto questo per ricordarmi di lui, questo a me fa schifo. E come faccio a saperlo io, Ti rifiuti di parlarne? In 2 anni non hai mai pronunciato il suo nome una volta. Come se lui non fosse mai esistito. Non mi accompagni mai sulla sua tomba. Ogni volta che cerco di parlarne tu cambi argomento. Ti prego. Io lo so che stai male come sto male io. Ma io non ce la faccio più a sopportare questo silenzio. Ho bisogno di parlare di quello che è successo. Ho bisogno di parlare di lui. Non ce la faccio da sola. È per quello che ho scritto quelle stupide lettere. Quella che non gli ho dato.